Scarpe di Ellie. Ciao, Pocoyo! Ciao! Ho l'impressione che Ellie aspetti qualcosa, ma secondo te che cosa? Ma è un pacco postale! Oh cielo! Un pacco tutto rosa! Potete dire a Pocoyo per chi è questo pacco? Ellie! Giusto, è un pacco per Ellie. Ma che sarà mai? Svelta, Ellie, su, aprilo! Un paio di scarpe! Ellie ha un paio di meravigliose scarpette da sera nuove di pacca! Pocoyo? Credo che Ellie voglia che tu la aiuti a indossare le scarpe nuove. Sono uno schianto. Ellie vuole sapere se vi piacciono le sue nuove scarpe. Sì! Ci piacciono molto! Sono bellissime! Sciocca! Oh, Ellie! Hai intenzione di indossare le tue nuove scarpe da sera per giocare? Che dici, Ellie? Hai bisogno di una pausa. Avete appena fatto pausa? È per le scarpe scomode? Credo che a Ellie le scarpe nuove facciano davvero male ai piedi. Puoi dare la palla a Pato, Ellie? Che c'è? Oh, andiamo, è solo un graffietto! È ora di andare a dormire, Ellie. Puoi indossare di nuovo le scarpe domani. Oh, non le ha tolte. Vedo che a Ellie piacciono da impazzire quelle scarpe. Oh, Ellie, come farai a camminare con quelle scomode scarpe ai piedi? Non ci credo. Gioca! Certo, Ellie dice che oggi non desidera giocare. Mm-hmm.
Oh, Pato, dai! Mi sembra davvero una pessima idea! Ellie, non si fa così, però! Pato si stava solo divertendo un po'! Povero Pato! Ellie dice che le dispiace molto. Pato? Pato! Voi che ne dite? Ellie dovrebbe giocare con i suoi amici? Gioca! Gioca con gli amici! Sì, dico anch'io che Ellie dovrebbe andare a giocare con i suoi amici. Ehi, guarda come giochi bene senza le tue nuove scarpette da sera! Evviva Ellie! Evviva Pocoyo! Evviva il gioco! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Oh! Cosa sarà mai? Porta! Esatto! Ma cosa ci sarà mai lì dietro? Secondo voi Pocoyo dovrebbe aprire la porta per scoprirlo? Una porta per andare in cielo? Non mi quadra! Pato! Pato! Cielo! Guarda! Oh mamma! Ma dove è andato a finire il cielo? Sì, forse Pato vuole restare a guardare i pesci. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo dov'è finito Pato? È passato dalla porta! Pato, eccoti qua! Pocoyo ti cercava! Aspetta! Oh, Pocoyo, per un pelo! Pato? Pato, aspetta! Oh no, Pocoyo, temo che tu l'abbia perso di nuovo! Oh cielo, è proprio una strana porta! Prova di nuovo!
L'hai visto? Pato? Sì, era proprio lui! Ui! Eccolo lì di nuovo! Oh, guarda! Un'altra porta! Ancora porte! Non ci credo! Ascolta, ascolta, Pocoyo, non puoi rinunciare così. Ah, quel rumore non mi è nuovo. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo chi ha fatto quel rumore? Pato, è stato Pato! Sì, avete ragione. Sembrava proprio Pato. Credo che tu abbia bisogno di aiuto, Pocoyo. Salve, Ellie! Pato! Pato! Evviva! L'hai trovato! Che dici, Ellie? Stai preparando qualcosa? Che cosa starà mai preparando Ellie di così importante? Che bello! Ecco perché Ellie era così occupata! Stava organizzando una festa! Evviva Pocoyo! Mai darsi per vinti! Ciao ciao! Alla prossima! Si parte all'avventura nello spazio infinito! Ehi! Ciao, Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! Che c'è, Pato? Vuoi guidare tu il Vamoosh? Oh, mamma, Pato! Potete per favore dire a Pato di fare attenzione? Stai attento, Pato! Forse quel pezzo non era così importante? Di nuovo? Forse lo era? Oh!
adesso ti tocca cercare quel pezzo mancante del Vamoosh. Di là! Credo che Pato stia dicendo che vuole cercarlo dall'altra parte, Pocoyo. Cos'è stato? Pato ha sentito un rumore molto strano, Pocoyo. Forse te lo sei solo immaginato, Pato. No, non te lo sei immaginato per niente! È un... alieno! Non crede affatto che Pato abbia visto un alieno. Diciamolo tutti a Pocoyo che anche noi l'abbiamo visto. Sì! C'è davvero un alieno! Pato! Pato! Attento! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo dove si trova l'alieno ora? Ce l'ha in testa! Ehi! È il pezzo mancante del Vamoosh! Ecco perché continuava a rincorrerti, Pato! Stava cercando di restituirtelo! L'anguria! Il tuo frutto preferito! Sembra proprio che tu abbia conquistato un'amica speciale, Pato! È ora di rientrare a casa. È l'ora del sonnellino. Non preoccuparti, Pato. Puoi tornare un altro giorno dalla tua nuova amica. Devi solo imparare a guidare un pochino meglio. Solo un pochino. Che carino! Evviva Pato! Evviva Pocoyo! Evviva le nuove amicizie speciali! Ciao ciao, alla prossima!
Una soluzione perfetta. Buongiorno, Pocoyo. Ciao! L'hai visto anche tu? Lo sai che cos'è? Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cos'è questo oggetto? È una gomma usata! È una gomma! Giusto! È una gomma usata che qualcuno ha buttato via. E questo? Ma è una sveglia rotta! E cosa pensi di farci, Pocoyo? Oh, certo, vuoi buttarle via! Beh, perché no? Ancora! Ancora? Ho l'impressione che anche Ronfotto abbia qualcosa da buttare via. Guarda, ora arrivano anche gli altri a buttare via le cose vecchie. Fare le pulizie può essere un divertimento. Ah, è certamente un grande sollievo sbarazzarsi di tutta quella robaccia vecchia. E tu? Piccolo bruco? Oh no, temo proprio che davanti a casa tua abbiano buttato un po' di rifiuti. Ma hai appena buttato tutti quei rifiuti nel mare! Che profumino! Vero, polpo? Hai ragione, Fred. A nessuno piacciono i rifiuti sulle uova. E ora? Come farai a buttare via tutta quella roba vecchia? Aiuto! Altri rifiuti! Sono d'accordo, Pocoyo. Neanche a me piacerebbe se dal cielo cadessero dei rifiuti sulle costruzioni. A qualcuno di voi piacerebbe ricevere un mucchio di rifiuti nel posto dove state giocando? No! Non ci piacerebbe! Che stai facendo, Pocoyo? Ah, sì! Hai deciso di seguire i rifiuti per riuscire a scoprire dove vanno a finire! Ottima idea!
I rifiuti seguono un percorso circolare. E questo perché ognuno continua a buttarli addosso a qualcun altro. Lasciare in giro i rifiuti non è una cosa giusta, non credi? Ma cosa possiamo fare? Io credo che Pocoyo abbia trovato un modo per risolvere il problema. Soluzione ingegnosa! Anziché buttar via i rifiuti, hai trovato il sistema per poterli riutilizzare tutti! Evviva Pocoyo! Evviva il lavoro di squadra! Ciao ciao, alla prossima! Sul Vamush. Ehi, buongiorno, Ronfottino. Oh, mamma mia, che cos'era? Ah, sì, qualcuno può dire a Ronfottino cos'era quello? Sono Pocoyo e Pato! Esatto, sono proprio Pocoyo e Pato. E pare che se la spassino alla grande e sul Vamush. Che bello! Ciao! Oh oh, ho l'impressione che Ronfottino cerchi di dirti qualcosa, Pocoyo. Ronfottino vuole che tu gli insegni a guidare il Vamush, Pocoyo. Chiediamoglielo tutti insieme dicendo per favore. Pronti? Ora! Per favore, Pocoyo, ti prego, lascialo provare, insegnagli a guidare. Ok! Dopo pranzo. Ah! Pocoyo ti insegnerà a guidare il Vamush dopo pranzo, Ronfottino. Ronfottino sta dicendo che ha paura che tu ti dimentichi, Pocoyo. Promesso! Ronfottino non vede l'ora di imparare a guidare il Vamush, Pocoyo. Prima giochiamo. Ma hai detto dopo pranzo, Pocoyo. Ok. Ora, Pocoyo? Dopo. Lo so, Ronfottino, hai ragione, non è giusto. Insomma, Pocoyo te l'aveva promesso.
No, 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 Ronfottino, per favore, non è il caso che tu tocchi il vamush prima che Pocoyo ti abbia spiegato... Oh no, Ronfottino! Non voglio guardare! No, non voglio vedere! Svegliati, Ellie! Troppo tardi! Oh, di nuovo! Farai a tirar fuori da lì il Ronfottino? Pato ti sta dicendo di premere quel bottone rosso, Ronfottino! Ah, ben fatto! Ottimo lavoro, Pato! Ora state a sentire. Lo so che siete arrabbiati con Ronfottino, ma non è del tutto colpa sua. Ti ricordi, Pocoyo? Gli avevi fatto una promessa. Qualcuno di voi può ricordare a Pocoyo cosa aveva promesso a Ronfottino? Aveva promesso di insegnarmi a guidare il vamush! Sì, esatto! È vero, Pocoyo! L'hai fatto, gliel'hai promesso! Ok! Oh, adesso si ragiona! Evviva Pocoyo! Evviva le promesse che si mantengono! Ciao ciao! Alla prossima! Detective Pocoyo. Ciao, Ellie! È davvero una splendida giornata per fare un picnic, vero? Oh no! Quello sembrava proprio un tuono! Corri a mettere via le tue cose, così non si bagnano! Oh no, ma che tuono è tuono? Era solo Pato che suonava il tamburo. Eccoci di nuovo qui. Si ricomincia da capo.
Qualcuno di voi può dire a Ellie cosa o chi manca nel suo picnic? La bambola! Manca la sua bambola! Calma, calma, Ellie, niente panico. Sono sicuro che la tua bambola sia qui da qualche parte. Quando l'hai vista per l'ultima volta? Ellie? Ellie, non penserai davvero che Pato abbia preso la tua bambola? Non lo faresti mai, vero Pato? Visto? Ellie, non sei per niente gentile! Ma Ellie, Ronfotto non può aver preso la tua bambola! Ellie, basta così. Questo è davvero troppo. No, Ellie, il bruco non avrebbe potuto prenderti la bambola neanche volendo. Ciao, Pocoyo. Ciao. Ellie, non fare così, devi calmarti. Ellie è così triste perché ha perso la sua bambola, Pocoyo. Come, Pocoyo? Hai un'idea per aiutare Ellie? Che cosa è questa? Detective Pocoyo. Investigatore Pocoyo. Certo, certo, questo deve essere l'ufficio del Detective Pocoyo. Siediti! Vedi, quello che Ellie sta cercando di dirti è che ha bisogno di qualcuno che la aiuti a trovare la sua bambola. La trovo io! Pare che il detective Pocoyo abbia trovato un sospetto. Non penso che Pato abbia preso la bambola. C'eravamo anche noi, l'avremmo visto. Tu? Credo che Pocoyo voglia sapere se qualcuno di voi ha rubato la bambola. No, no, Pocoyo! Ecco il detective Pocoyo che ora sta pedinando un altro sospettato. Non ancora! Su, Ellie, non mettiamo fretta al detective Pocoyo. Trovare una bambola smarrita può prendere tanto tempo. Il detective Pocoyo è tornato a esaminare la scena del crimine. Ellie chiede se per caso hai già trovato qualcosa. Guarda, Ellie! È la tua bambola! No, ce l'hai proprio lì vicino! Tutti insieme potete dire a Ellie dov'è la sua bambola? Dietro di te! Devi averla messa nella borsa quando hai sentito il tuono e hai pensato che sarebbe piovuto. Signor detective, Ellie dice che puoi smettere di cercare. Già, direi che ormai il caso è decisamente risolto. No! No. C'è qualcosa nel comportamento di Ellie che sembra decisamente sospetto al detective Pocoyo. Ellie ha tenuto con sé la sua bambola per tutto il tempo. Il detective Pocoyo pensa che tu debba molte scuse ai tuoi amici, Ellie. Oh,
davvero una bella giornata per te con pasticcini e misteri nascosti. Evviva il Detective Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Monopattino. Ciao Pocoyo. Ciao. Ciao Pato. Ehi, questo cos'è? Monopattino. Monopattino. E di chi sarà questo bel monopattino rosa? Di Ellie. E poi cosa ci farà qui? Forse lei se l'ha dimenticato, che ne dici? Pensi che bisognerebbe riportarglielo? Sì! Riportiamolo, Ellie! Riportiamoglielo! Oh oh! Pato, sei un vero mago del monopattino, lo sai? Ecco a voi Pato, che vi lascerà senza fiato con un numero speciale sul monopattino! Fantastico! Questo significa saper fare acrobazie sul monopattino, Pato! Bello il tuo bruco monopattino ronfottino! Pato pensa che dovresti star lì a scattare foto, ronfottino, almeno finché non sarai un po' cresciuto. Oh cielo, qui non si scherza affatto! Ehi! Guardatelo! Oh no, Ellie si arrabbierà moltissimo quando lo troverà rotto. Ma Pato, il monopattino è di Ellie! Pato si sta divertendo troppo e non se lo ricorda. Oh, santo cielo, no! Pato, no! Era il monopattino di Ellie! Ricordi, Pato? Ellie! Ellie! Oh, e adesso cosa facciamo? Pensi davvero che a Ellie piaccia la tua scultura tanto quanto il suo monopattino? Oh,
Qualcuno può dire a Pocoyo chi arriva? Ellie, arriva Ellie! Pato, ma quello sei tu? Ciao, Ellie! No, non salire sul monopattino! Aspetta, aspetta! Oh, Ellie! Troppo tardi! Vedi, Ellie, il tuo monopattino è rotto. Non lo riparate, non occorre. Hanno fatto del loro meglio. Sul serio, non dovresti... Li abbracci. Quindi non sei arrabbiata perché ti hanno rotto il monopattino? Ma che sta succedendo? Ecco! Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo con cosa Ellie sta giocando? Un nuovo monopattino! Ellie ne ha uno nuovo! Giusto! Ed è davvero un monopattino molto bello! Meno male! Ci siamo preoccupati tanto senza motivo! Evviva Pocoyo! Bisogna sempre dire la verità! Ciao ciao! Alla prossima! Nello spazio. Eccoli là, Pocoyo, Pato e Ronfottino. Ciao a tutti! Ciao! Dove andate tutti sul Vamoosh? Visita! Ah, andate a far visita al vostro amico alieno. Coraggio, diamo una mano a Pocoyo per ritrovare il suo amico alieno. Mi raccomando, gridate quando lo vedete. Eccolo là, eccolo! Guarda, Pocoyo! Ecco, vi siete trovati! Magnifico! Ciao! Ah! Credo che il vostro piccolo amico alieno voglia portarvi in giro a visitare il suo pianeta. Caspita, questo panorama non solo è bellissimo da vedere, ma è anche bellissimo da ascoltare, davvero! L'alieno vuole farti vedere ancora altre cose, Pocoyo. Ciao! Oh, che magnifico panorama sui pianeti si gode da qui! Sarà un bottone! Qualcuno di voi vuole che Pocoyo prema quel bottone? Sì! Premi il bottone! Ah! Hai visto che succede? Che meraviglia! Ronfottino si sta divertendo come un matto!
Bollicine! Questo pianeta nasconde mille incredibili sorprese! Oh oh! Oh no! Questo però è davvero un bel pasticcio! Dove è andato? Qualcuno di voi può dire a Pocoyo dove è andato a finire il suo amico alieno? Guarda, è dietro di te! Sì! Eccolo là! Ottimo salvataggio, Pocoyo! E si riprende il cammino. Ma dove siamo? Sembra una specie di foresta. Che dici, piccolo alieno? Stai dicendo che ci siamo persi? Pocoyo ha un'idea. Da quella parte? Adesso sappiamo dove stiamo andando, vero Pocoyo? Persi! D'accordo, ci siamo persi, ma Pocoyo, non c'è nessuna ragione per disperarsi. Pensiamo un po'. Le bolle! Le avevamo viste anche prima, vero? I crateri delle bolle! Li hai trovati! Idea geniale! Da lassù puoi vedere meglio dove ti trovi. Allora, vediamo... Riconosci qualcosa? Ci sono alberi spaziali e poi i pianeti che si illuminano. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo se abbiamo già visto gli alberi o i pianeti? Sì, i pianeti! I pianeti luminosi! Giusto! Abbiamo già visto prima i pianeti luminosi. Andiamo da quella parte. Ronfottino! Cos'è stato? Sembrano dei tamburi. Secondo te chi sta tamburellando, Pocoyo? Pato! È proprio Pato, evviva! L'hai trovato! Ma... ora dov'è andato il piccolo alieno? Ha trovato il Vamoosh! Evviva Pocoyo! Che finalmente ha ritrovato la sua strada! Ciao ciao! Alla prossima! Dove sarà Pocoyo oggi? Pocoyo! Oh cielo, Pocoyo! Mamma mia, che spavento terribile! Ah certo, è il tuo nuovo gioco, vero? Molto divertente! Ah già! E ora dov'è andato? Ah! Oh, oh! Oh! Me l'ha fatta di nuovo! Ti eri nascosto proprio bene, eh? Ah! E adesso cosa ti frulla in testa? Ma Pocoyo!
Credo che Pocoyo vorrebbe che tutti voi faceste bu insieme a lui. Pronti? Uno, due, tre. Però Pocoyo, non a tutti piace giocare a Boo. Non farei spaventare anche Lula ora, vero? No! Oh, meno male. Oh no! Oh, povera Lula! Pocoyo, non dirmi che stai pensando... Shh. Oh no! Vuoi che Pocoyo ti faccia bu un'altra volta? Ti stai divertendo un mondo, non è vero? No, Pocoyo, ti prego. Lo sai che Pato è molto sensibile. Non credo che dovresti... Oh, Pato, ti ha spaventato a morte. No! Via libera! Oh, molto bene! Una bella doccia rilassante! Eccoci in fondo al mare. Qui si dovrebbe finalmente poter stare in santa pace, Pato. Ma non è possibile! Ah, bene. Dell'acqua. Senti, Pocoyo. Io penso proprio che tu ora stia esagerando un pochino, non credi? Io? No! Oh, povero Pato! Qualcuno di voi può dire a Ellie perché Pato è così terrorizzato? Ha paura! Pocoyo l'ha spaventato! Vuoi che noi tutti insieme diciamo bu? Ok, pronti? Uno, due, tre, bu! Pocoyo, bisogna imparare a saper accettare lo scherzo. Se ti diverti a fare bu, devi poi lasciare che anche gli altri lo facciano a te. Ricevere uno scherzetto non è poi così male. Anzi, ci si può divertire davvero come matti. Pato, vuoi fare bu anche tu? Mamma mia, che spavento! Evviva Pocoyo! Evviva Pato! Evviva i giochi! Oh! Anche questo non era male, no? Ciao, ciao!
Guasta feste. Ciao, Pocoyo. Ciao. E quella? È una radio. E dei palloncini. Ma chissà cosa starà combinando Pocoyo. Festa, sì! Una festa! Magnifico! Ma per chi è questa festa, Pocoyo? Pocoyo! Una festa per te stesso? Vediamo un po' chi vorrà invitare Pocoyo alla festa. Amici! Ah, gli sì, amici! Sì, sì! Ma certo! One, two, three! Wow! Ma guarda, Pato, che ballerino! Che succede, Pocoyo? Perché hai fermato la musica? Nuovo gioco! Giochiamo! Beh, sembra molto divertente! È una gara! Chi prende prima la palla? Cosa? Ah, certo, si gioca passandosi la palla. Ah, ho capito, devi portare la palla a un compagno. Ancora! Bene, immagino che sia questa la tua festa, Pocoyo. E vai, che forza! Vai, Pato! Stop! Stop? Ma Pocoyo, il divertimento stava cominciando adesso! Nuovo gioco! Sì! Certo, Pocoyo vuole che tutti saltellino su un piede solo. Lo facciamo tutti insieme? Forza, ragazzi, saltellate! Ho detto un piede. Pocoyo? Ah!
Oh, è così che ci si diverte. Battiamo tutti le mani a tempo. Coraggio, tutti insieme. Stop! Pocoyo, che ti succede? Perché non vuoi più fare la festa? Si stavano tutti divertendo tantissimo. Non Pocoyo. Ah, certo. È perché i tuoi amici non facevano quello che volevi tu? Ma Pocoyo, devi lasciare che ognuno si diverta a modo suo, altrimenti perché si fanno le feste? E dopotutto, non sarebbe neppure una bella festa senza gli amici, no? Voi che ne dite? Pocoyo dovrebbe invitare di nuovo gli amici? Sì, invitali di nuovo! Scusate! Stop! Oh, di nuovo, Pocoyo! Ah, stava scherzando! Evviva Pocoyo! Bisogna sempre divertirsi in compagnia! Ciao ciao, alla prossima! Pato! Guardate! Ci sono Pocoyo e Ellie! Ciao, Pocoyo! Ciao, Ellie! Ciao! Oh no! Ma stanno litigando furiosamente! Cosa sono? Qualcuno di voi sa dire a Ellie e Pocoyo cosa trasportano il bruco e Ronfottino? Giusto, i loro regali. Oggi è il compleanno di Pato. Ah, l'avevate dimenticato. Colpa tua. No, non è colpa di nessuno. Coraggio, andiamo tutti a fare gli auguri al festeggiato. Guarda. Ah-ha. Tanti auguri. I tuoi amici non vedono l'ora di festeggiare il tuo compleanno, Pato. E guarda, Ronfottino ha anche portato un regalino per te. Fiori! Deliziosi! E guarda, anche il bruco ha portato un regalino per te. E... una pietra! È meraviglioso! Un pensiero davvero carino, bruco! Smettetela voi due! Almeno il bruco non si è dimenticato di portare un regalino a Pato! Che c'è, Ellie? Anche tu hai un regalino da dare a Pato? Ah, certo! Hai organizzato un tè con pasticcini per il compleanno di Pato! Tanti auguri! E guarda, Pato! Anche Pocoyo ha un piccolo dono per il tuo compleanno! Oh no, il pallone nuovo di Pato è scoppiato. Oh, Ellie. Pocoyo, dove stai andando? Auguri!
Pato! Pato! Ma che cos'è? Una gabbia? Tanti auguri! Ellie, per fortuna sei arrivata tu a salvare Pato da quella gabbia, così potrà davvero festeggiare il suo compleanno. Ma dov'è Pato? Oh, povero Pato, ma così non può più muoversi. Oh, cielo! Non credo che Pato si stia divertendo molto. Pocoyo, non... Oh! Oh, cielo! Temo che Pato ne abbia avuto davvero abbastanza dei vostri litigi. Colpa tua! Ellie, Pocoyo! Oh, ma non ascoltano neppure! Forse ci presteranno attenzione se gli diciamo tutti insieme di smettere di litigare. Pronti? Basta! Basta litigare! Pato se ne va perché voi continuate a litigare. Perché non vi stringete finalmente la mano e fate pace? Amici! Oh, così è molto meglio. Ma correte a fermare Pato che parte! Pato, non te ne andrai via sul serio, vero? Oh, non ci posso credere. Pato, ti prego, non partire. Come faremo senza di te? Ehi, questo non sarà il pullman della partenza per Pato. È il pullman per la sua festa di compleanno. Pato! Credo che Pocoyo voglia che tutti insieme diciate tanti auguri a Pato. Coraggio! Tanti auguri! Tanti auguri, Pato! Evviva i compleanni! Ciao ciao, alla prossima! Idolo di Ronfottino. Ciao Ronfottino! E ciao Pocoyo! Ciao! Ehi, che palleggi! Facciamo un applauso! Come dici, Ronfottino? Pensi che siano in assoluto i migliori palleggi che tu abbia mai visto in tutta la tua vita? Caspita, è un complimento bellissimo! Stai dicendo che è la costruzione più incredibile che sia mai stata fatta. Beh, certo, è un muro ben costruito, ma... meglio delle piramidi in Egitto. Beh, se è quello che pensi tu, Ronfottino. Che cosa fa?
Ah, Runfottino pensa che il tuo disegno sia qualcosa di molto speciale, Pocoyo. Beh, sì, certo che è arte. Ma addirittura meglio della Gioconda. D'accordo. Cos'è quello? Un tappeto rosso. Caspita! Beh, penso che sia proprio ciò che si addice all'idolo di Ronfottino. Sì! Ciao, Pato! Ronfottino dice che hai giocato abbastanza, Pato, quindi adesso tocca a lui. Buongiorno, Ellie. Qui ci si diverte alla grande. Ronfottino dice che spingere Pocoyo è compito suo, Ellie. Pocoyo dice che ha tanto sonno, Ronfottino. E che vi vedrete dopo. Ciao, Ronfottino! Qualcuno di voi può dire a Ronfottino cosa o chi infastidisce Pocoyo? Ronfottino! Hai detto tu a Ronfottino di andarsene via? Davvero vorresti che tornasse indietro? Dovrai guardare attraverso il telescopio. Triste! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa ha fatto perché Ronfottino sia così triste? Lo ha fatto andare via! Ha detto vai via! Esatto! Dopotutto lui voleva solo essere tuo amico, Pocoyo. Via, via, Ronfottino. Pocoyo non l'ha fatto apposta. Aveva solo bisogno di starsene da solo per un po'. Che cos'è? Ma è un invito! C'è qualcuno che vuole invitarti a una festa, Ronfottino? Bravo, bisogna saper chiedere scusa, Pocoyo. Che dici? Che è stata la scusa più bella che ti abbiano mai chiesto? Evviva Pocoyo! Evviva Ronfottino! Ciao ciao, alla prossima! Lula!
Laviamo Lula. Ciao, Pato. Oh, i tuoi fiori sono una vera meraviglia. Hanno un profumo delicatissimo, delizioso. Che c'è, Pato? Oh, certo, hai ragione, Pato. C'è qualcosa che invece ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi sa dire chi ha addosso questo odore tremendo? Lula! Ha un cattivo odore! Temo che abbiate proprio ragione. Oh no! Buongiorno, Ellie. Quello è il tuo nuovo profumo? Oh, certo! Sa di... È terribile! Lula! Oh no, che puzza! Oh, buongiorno, Pocoyo! Ciao! Che cos'hai in mano? Panino! Ah, non c'è davvero nulla di meglio di un saporitissimo... Sì, lo so, Pocoyo. Lula ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può fare perché Lula torni ad avere un buon profumo? Lavala! Falle un bagno! Lavala! È un'idea grandiosa! Coraggio, Lula! Non è così male! Oh, Lula! Oh no! Lula! Oh no! Pocoyo ha deciso che è il momento di lavare Lula. Che ne dite di aiutarlo? Aha! Presa! Oh no! Ellie, prendila! Attenta! È più difficile di quanto sembri! Cos'è? Ah, certo! È un lavaggio automatico! Geniale! Cosa? Non sembra che funzioni. Devo dire che adesso hai un aspetto molto pulito.
Oh, Pocoyo, come potrai fare un bagno a Lula se non riesci nemmeno a metterla in una vasca? Lula, hai un odore impossibile! Qualcuno di voi conosce un modo con cui Pocoyo possa lavare Lula? La pioggia! La pioggia! Giusto! Pocoyo può servirsi della pioggia per pulire Lula. Finalmente Lula è un cane pulito e profumato. Evviva Pocoyo! Evviva la pulizia! Ciao ciao! Alla prossima!